Su Radio ISAV, tutti i martedì alle 10.10 c'è Colpo Grasso, consigli pratici per una corretta alimentazione, a cura della dottoressa Silvia Di Tiglio. Ci ritroviamo nel nostro appuntamento consueto ormai di Colpo Grasso con la dottoressa Silvia Di Tiglio, alla quale do il benvenuto e il buongiorno Silvia. Buongiorno. Benvenuta e come stai innanzitutto? Grazie, tutto bene, tutto bene. Oggi parliamo di un argomento scottante per voi donne, non so se poi sia riferibile anche agli uomini, però parliamo della dieta anticellulite per combattere la cosiddetta buccia d'arancia. Allora insieme a te poi risponderei anche alla domanda se la cellulite possa essere riferibile e riguardare l'uomo, ma la cellulite che cos'è e perché compare? Allora, la cellulite è, se vogliamo essere un pochettino tecnici, una pannicolopatia fibroedematosa sclerosante, che detta così è una cosa che fa paura. Sì. In realtà, sì, è un deposito di acqua e grasso che si forma tra la cute e il tessuto sottocutaneo, quindi le cellule adipose aumentano di volume, tendono a trattenere liquidi e questo provoca uno stato di infiammazione locale che appunto scatena questa pannicolopatia, ovvero comunemente nota come cellulite. All'origine di questo inestetismo che colpisce per lo più le donne e in realtà pochissimo gli uomini. Ah, quindi per una volta c'è una cosa che ci colpisce meno. Sì. Bene. Più le donne, più le donne. Interessa soprattutto gambe, braccia, cosce e glutei. E a questo inestetismo ci sono fattori di base genetici, ormonali e vascolari, ovviamente associati a cattive abitudini alimentari e vita sedentaria, per cui anche l'alimentazione diciamo che svolge un ruolo fondamentale. Allora Silvia, quali sono le strategie più utili per mettere KO definitivamente la cellulite per combattere questo che è definibile, credo, inestetismo della pelle? Sì, allora i due nemici giurati della cellulite sono sicuramente sale e zucchero, ecco perché il primo passo di una dieta anticellulite efficace è ridurli drasticamente, perché il sale è un potente ritentore di acqua, per cui dato che la cellulite è caratterizzata già da un eccesso di tessuto adiposo con edema e quindi con ritenzione idrica, è fondamentale limitarne il consumo. Questo significa che non dobbiamo fare attenzione solo al sale che aggiungiamo noi su alcuni piatti, ma soprattutto non eccedere con alimenti che ne contengono già, in particolare i cibi conservati e lavorati, gli affettati e salumi, la carne in scatola, i formaggi stagionati e anche il dado da cucina che spesso viene usato. Oltre al sale è importante ridurre anche il consumo di zuccheri, perché l'eccesso di zuccheri porta ad una formazione eccessiva del tessuto adiposo che può andare ad intrappolarsi nelle cosce e nei glutei, quindi parti del corpo tendenzialmente più colpite dalla cellulite. Oltretutto la base di tutto questo è l'importanza di bere, perché oltre a portare in tavola cibi ricchi di acqua è fondamentale bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. L'ideale per chi magari non ama vedere il bottiglione lì sulla scrivania, che poi ha difficoltà già solo a guardarlo e quindi poi a distribuirlo nell'arco della giornata, è bere almeno 8 bicchieri da cucina al giorno. Se non riusciamo soltanto con l'acqua, possiamo aiutarci con tisane, tè, acque aromatizzate, ovviamente senza aggiungere zucchero. Bene, allora ti faccio una domanda, visto che prima hai analizzato ed elencato i cibi che fanno male e quindi i cibi da evitare, dacci un consiglio su quelli invece da prendere, da mangiare, soprattutto per le donne che, come hai giustamente detto, sono le più colpite dalla cellulite. Sì, allora sicuramente oltre a bere molto è importante portare a tavola cibi che sono ricchi di acqua e quindi che hanno un effetto diuretico e depurativo, come la cicoria, gli agretti, i pomodori, i cetrioli, le cipolle, i fagiolini, delle zucchine. Per quanto riguarda invece la frutta, fragole e kiwi sono tra i più ricchi di acqua e sono quindi preziosi alleati per combattere la cellulite. L'ananas, che è noto per il suo contenuto di bromelina, che ha un forte potere diuretico e ha anche proprietà antinfiammatorie, antiedematose e anticoagulanti. I frutti rossi, perché alla base della cellulite c'è una disfunzione del microcircolo e quindi questi frutti come lamponi, more, ribes e mirtilli si rivelano particolarmente benefici grazie al loro contenuto di antociani. E ovviamente i cibi ricchi di potassio che stimolano la diuresi e aiutano ad eliminare il sodio, come la banana, l'avocado, il kiwi, il merluzzo, per cui sono delle piccole strategie che nell'arco della giornata, se assunte ovviamente tutti i giorni, fanno molta differenza.
Io, Silvia, ti ringrazio ancora per questo nostro appuntamento insieme, molto utile quest'oggi in riferimento. Soprattutto abbiamo fatto quasi una puntata interamente dedicata un po' allo sguardo femminile sulla cellulite, ma torneremo prossima settimana con una puntata che non sto qui a svelare e che comunque aiuterà molti a capire se si possa ingrassare o eccedere in estate con un alimento in particolare. Lo posso dire? Lo voglio anticipare? Anticipiamolo, il gelato. Va bene, un tema molto discusso in estate. Esattamente, allora saremo con te martedì prossimo, quindi qui appuntamento su Radio ISAB. Grazie alla nostra dottoressa Silvia Di Tiglio. Grazie a voi. Su Radio ISAB, tutti i martedì alle 10.10 c'è Colpo Grasso, consigli pratici per una corretta alimentazione, a cura della dottoressa Silvia Di Tiglio.